Una ricerca alle radici del fenomeno Prosecco per celebrare i 140 anni della scuola enologica Cerletti. Un compleanno speciale per la scuola enologica più antica d'Italia, che insieme alla Fondazione ITS ha invitato a Conegliano i più storici istituti enologici europei per presentare i risultati di una ricerca dedicata alla spumantizzazione alla fine dell'Ottocento. Una storia che ripercorre di fatto i primi passi della scuola Cerletti, fondata nel 1876 da Antonio Carpenè, tra i primi teorici del vino con le bollicine e capostipite di una dinastia che oggi porta il nome di Carpenè Malvolti, una delle più celebri case spumantistiche d'Italia, nonché la prima azienda produttrice di Prosecco dal 1868. Il bisnonno, nella metà dell'Ottocento, si era reso conto di quanto fosse necessario insegnare viticoltura in primis e un po' di enologia, perché tutto era basato sulle tradizioni tramandate di padre in figlio. Il bisnonno era un ricercatore, era laureato in chimica, per cui ha cominciato prima a girare per le campagne per dare i primi rudimenti di enologia e di viticoltura, e poi ha pensato, insieme a Vianello ed altri, di fare una scuola ad hoc proprio per insegnare. Dai vigneti ai banchi di scuola per consolidare una tradizione che oggi è un vero fenomeno di mercato, che ha reso la città di Conegliano città europea del vino 2016. Con la loro ricerca gli studenti del Cerletti hanno compiuto il percorso inverso. Secondo noi coinvolgere i giovani in questi progetti è molto importante, perché si contribuisce a legarli ancora di più non solo al mondo della spumantistica, ma alle tradizioni del nostro territorio e direi del nostro paese, perché tutta l'Italia ha una grande vocazione vinicola ma anche spumantistica, e i risultati si stanno vedendo. Una ricerca che ha messo in rete i principali istituti enologici europei nell'occasione dei 140 anni del Cerletti, la cui storia è legata con un filo rosso a quelle della città di Conegliano, delle sue colline del Prosecco. Storie di eccellenze che oggi da Conegliano esportano in tutto il mondo le preziose conoscenze della viticoltura di qualità. Quello della spumantistica e della spumantizzazione, quindi le metodologie che venivano utilizzate allora e che ora si sono evolute e che noi continuiamo a studiare cercando di migliorare sempre ovviamente. Questo è un campus molto importante perché oltre al nostro istituto tecnico professionale ITS, Istituto Tecnico Superiore, è presente anche l'università, è presente Veneto Agricoltura, quindi tutta una serie di istituzioni che lavorano con una grande sinergia. Va ricordato quanti sono gli enologi che da qui sono partiti, che sono andati a portare esperienza nel mondo. Penso all'enologia della Nuova Zelanda, penso all'America Latina, penso a tante altre realtà che tutt'oggi vedono presenze di ragazzi che qui si sono formati o che sono venuti qui per un affinamento della formazione e che tornano nei loro paesi a mettere a frutto quello che hanno raccolto.